Luigi Massamo e Nicoletto Reggio sono due delle colonne di questa compagnia di Via Quarducci, che per fortuna di colonne di volontari ne ha tanti, perché quest'anno avete fatto veramente un miracolo. Pochi lo sanno, ma non c'è un'infiorata, ne avete fatte due. In pratica abbiamo fatto due infiorate, perché il primo quadro vicino all'altare, Gesù, era sparito completamente, il quadro sotto anche, il vento si è portato via tutto, era già finito e l'abbiamo rifatto completamente. Quindi ieri chi ha visto questo quadro oggi ne vede un altro più o meno uguale, chiaramente che non è proprio uguale a quello di ieri. E questo significa tanto tanto lavoro, un lavoro che comincia nei mesi con la raccolta dei fiori, spettanare, sminuzzare, è una grande passione, Nicoletta. Grande, veramente una grande passione, perché non avessimo questa grande passione non potremmo neppure oggi essere qua, che dietro a questo tappeto colorato c'è tantissimo tantissimo lavoro, da fare i bozzetti, a preparare i petali, sminuzzarli, andarli a raccogliere. E di conseguenza alla fine siamo tutti quanti molto contenti e felici, però ovviamente quando siamo lì alle sere a spettalare, a sminuzzare, quando siamo qua sotto al sole a mettere i teli, a colorare, abbiamo momenti di sgomento che solamente la grande passione e il grande amore che abbiamo per questo tappeto ci fa resistere. E dobbiamo dire che questa passione, questo amore deve essere un po' un orgoglio per la città, perché la compagnia di Via Carducci ha portato il nome di Imperia ben al di fuori dei confini regionali, Luigi. Abbiamo partecipato al primo concorso nazionale a Poggio Moiano, siamo andati due volte a un concorso nazionale a Pietraligure, ci siamo classificati primi degli infioratori liguri, diverse volte nei paesi nei dintorni, a Villanova d'Asti due volte, dove chiamano se possiamo, è chiaro che con mille difficoltà, perché dove c'è volontariato ci vogliono dei soldi, soldi non ce n'è mai, in qualche modo ci dobbiamo aggiustare. E tutto è cominciato tanti tanti anni fa con te da solo, diciamo, con un sacchettino di petali proprio qui da queste parti. Noi eravamo tre sacchetti, una volta posso dire la standa, con tre sacchetti della standa, bianco, rosso e giallo, che ho fatto il calice, l'ostia e il cuore. Con un cerchio di botte ho fatto l'ostia, perché io non avevo un direttore artistico, io sono terra a terra. E posso solo dire una cosa, che in questa infiorata ci sono più di 30.000 garofani tagliati, tagliato il colore sopra e poi dentro del garofano viene di nuovo tagliato, perché ricicliamo tutto. Noi tutto quello che possiamo ricicliamo. Quest'anno vedete che c'è del rosmarino per fare verde, c'è foglie di ulivo, c'è foglie di ruscus. Tutte le qualità di garofani possibili abbiamo trovate, di pitosforino, tutto quello che noi troviamo mettiamo. Abbiamo calcolato, Nicoletta, come direttore, lo saprai, circa un minimo di 10 milioni di fiori. Sì, quello sicuro, anche perché poi quando vengono raccolti ovviamente non tutto può essere utilizzato, quindi la raccolta è infinita. In più, quando poi iniziamo a raccoglierli, devono essere tutti spettalati e sminuzzati, quindi sono milioni di fiori. Ricordiamo il tema dell'infiorata di quest'anno, che è un tema importante perché è l'anno in cui si celebra la pace e al tempo stesso l'anniversario della guerra, la prima guerra mondiale. E quindi, insomma, ricordare una guerra per pensare alla pace. Infatti quest'anno abbiamo pensato di, visto che si festeggia, festeggiare è un modo un po' improprio di dire, l'anniversario del centenario della prima guerra mondiale, quindi la guerra vuol dire cattiverie, vuol dire malvagità, tutto ciò che non ci deve essere. Quindi abbiamo abbinato la parte sotto della via a questo anniversario, ovviamente ricordando gli alpini, perché sono stati l'elemento fondamentale durante la prima guerra mondiale. Nella seconda parte della via invece abbiamo cercato di dedicare il tutto alla pace, nel senso che la guerra non deve esistere, ma deve esistere la pace. La pace non tra i popoli in modo particolare, quindi un esempio molto importante sono i bambini di diversi colori che stanno insieme, il bambino nero, il bambino bianco, il bambino giallo, il bambino blu, il bambino rosso. Questo deve essere la pace nel mondo e tra i popoli.